Ultima amichevole dei Knights prima dell'inizio del campionato, con Legnano che arriva a Saronno dopo un'intensa settimana di allenamenti e con Marino pronto a provare in campo dopo 7 giorni di stop. La partenza è tiepida e dopo il 5-0 di Saronno i Knights iniziano ad ingranare un po'. Le gambe sono pesanti e anche se le idee sono buone, arrivano con qualche secondo di latenza. Saronno ha più continuità e dal 7-5 arriva al 16-12 del decimo. La partita non è proprio brillante e con continue interruzioni che non aiutano a trovare fluidità. Il 25-18 del quindicesimo è figlio di sporadici canestri e le emozioni non sono una caratteristica di questa amichevole. A metà gara il tabellone è sul 36-32, ma ci sono pochi spunti tecnici interessanti e tanti errori. Nei primi minuti del terzo periodo le triple di Ghigo e Marino portano i Knights sul 49-48, con Legnano che dà qualche piccolo segnale. Saronno non lascia prendere ritmo alla Sai Scientifica e dopo 30 minuti il punteggio è 57-51 per i padroni di casa. Il quarto tempo non si discosta molto dal resto della gara. Coach Piazza ruota tutti i Knights, ma nessuno sembra essere in giornata di grazia, con percentuali complessive al tiro che sono piuttosto basse e alcune perse banali. I Knights mettono per la prima volta il naso avanti con la tripla di Gobbato del 61-62, ma dopo il canestro pesante si spengono e la gara finisce 81-72 per Saronno. Amichevole poco positiva per Legnano, che ora avrà 2 giorni di pausa e poi una settimana tipo per preparare la prima gara di campionato di domenica 1 ottobre a Montecatini contro l'ex Mazzantini.